Ciao a tutti, oggi voglio parlare di una cosa che mi sta veramente sulle balle, perché non lo sopporto. Halloween. Domanda, che cazzo è Halloween? Una festività? E da quando? Da qualche anno ci sono degli adulti che si sentono più imbecilli del solito e hanno deciso di far rincoglionire anche i loro figli, povere creature. Poi, se fosse una festa, si festeggerebbe tutto il giorno. Si festeggia solo di sera, perché serve cosa? Per scroccare da mangiare. Ora, io vorrei mettere a fuoco una piccola cosa, fare un piccolo ragionamento. Allora, genitore, tu durante tutto l'anno, col cavolo che insegni ai tuoi figli a salutare di persone adulte, non dico a tutti quelli che vedi, ma quelli della tua zona, del tuo quartiere, del tuo palazzo, almeno, è normale. Io quando ero bambino, che ero piccolo, porca miseria, mi metteva fuori dalla finestra, dal balcone, salutavo tutti, e non ciao, con buongiorno e buonasera. Adesso va già di culo se ti dicono ciao, anche se hai 50 anni. Vabbè, lasciamo perdere questo altro discorso. Cioè, non puoi essere felice e contenta che i tuoi figli si comportano da maleducati, da stronzi, per 364 giorni e poi per una sera all'anno vanno a suonare le porte di tutti quelli della zona, così tutti sorridenti, vestiti da cretini, con la speranza che questi ti diano qualcosa da mangiare. Ma te la vai a comprare, fatti dare 2-3 euro dai genitori e vatela a comprare da qualche parte, al super sconto, al D&D, come si chiama, al Carrefour, dove ti pare piace. È assurdo, perché poi fossero. Ora, vabbè, da noi è passato un bambino piccolino che è tanto dolce e simpatico, capita nel palazzo, simpaticissimo. E i genitori bravissime persone, ma in quel gruppetto c'era anche una che è un'emerita stronza, una cretina di prima categoria, parlo di genitori, che portava questo stuolo di bambini qua, che sono andati fino in cima al mio palazzo, poi sono tornati giù. Tornando in giù, questa deficiente, probabilmente sarà il figlio, perché se ha problemi, insomma, figlio è un bambino, ma nato già geneticamente stronzo. Comunque, praticamente con un qualche tipo stile filanti spray, penso io, hanno imbrattato il muro che c'è fra me e la mia vicina. Nel mio pianerottolo siamo in due. La mia vicina è già da anni che quando gli suono lei non risponde. L'apprezzo, le stanno sulle balle e lo dimostra senza problemi. Quest'anno non le hanno nemmeno suonato. Poi, quindi, se vuoi farle lo scherzetto, testa di minchia, glielo fai sulla sua porta. Ma al di là di quello, dice, vabbè, cosa ci vuole? Tiri via le stelle filanti, cosa ci vuole? No. Perché queste stelle filanti o che cacchio siano, non sono venute via facilmente. Anzi, c'è stato il caso di, insomma, bisogna raschiare ed è venuto un po' via di vernice del muro. Bisognerà darci una mano di vernice. E non è che lo dico io, lo dice quella cretina che ha imbrattato, che si è scusata tanto, non ci ha pensato. È naturale che non ci hai pensato, sei priva dalla nascita di quella cosa che ti permetterebbe di pensare, cioè il cervello. Sei nata scema, è ovvio, come li puoi educare anche i figli? Da scema. Quindi, il prossimo anno, io volevo mettere anche così un cartello in rima, tipo dicendo, adesso per colpa di qualche cretino, il prossimo anno va attaccate che ci venite a rompere le scatole a scroccare i dolci. Se no ve li do colpini di lassativo, ve ne mangiate uno, state sulla tazza per un mese. No, per l'amor di Dio. Comunque, perlomeno stavolta mia madre si è decisa che il prossimo anno si attaccano proprio, che non vengano a rompere le balle.
io farò magari tipo degli adesivi o qualcosa di simile da mettere sulle porte. Non rompeteci i coglioni, grazie. Halloween non è una festività italiana, non è una festività. Allora mettiamoci anche a festeggiare, se vogliamo fare così, gli internazionali, la festa del ringraziamento, la festa dell'indipendenza americana, la presa della Bastiglia, tutte le festività che ci pare piace. Vogliamo festeggiare una festività importante, la caduta del muro di Berlino, il crollo del muro. Abbiamo le nostre festività, che uno sia cattolico, credente o meno, abbiamo le nostre festività. Quelle stronzate lasciamoli agli americani, che sono più importanti per quelle berlinate. Quindi, per dirla tutta, Halloween, vaffanculo.